nemici, diciamo. C'è questo nemico invisibile che va a tutti i costi tenuto a bada grazie alla scienza, eccetera, eccetera. E lui, diciamo, che si è un po' incazzato. E niente, però, ecco, adesso parlerò di Masako. Mario, sentiamo cosa pensa Mario di noi, poveri, insomma, Cioè, voi siete delle persone pericolose, ma non per voi stesse, non tanto per me, per noi, per la vita, per voi stesse, no? Voi proprio vi state scavando la fossa. Andate avanti così, andate all'inferno, ma che cazzo vi devo fare? Siete convinti così? La Chiesa è brutta e cattiva, eccetera. A parte Mazzella, che non capisce un cazzo, perché lui della Chiesa, della storia della Chiesa, non sa un cazzo, sputa sentenze, e poi viene a dirmi a me che io sono una pecora, e tu sei una cazzo. Ma infatti i più pericolosi sono quelli che sanno le cose. Quelli che si sono svegliati ieri, hanno letto due cazzate scritte da gente molto più intelligente di noi oggi, che siamo dei poveri coglioni ormai nel 21° secolo, siamo una degradazione del cervello e della capacità di capire, insomma, e litighiamo su storielle fatte apposta per farci litigare, inventate dall'esterno. Il bafumetto, ma è nella sua ignoranza, poverino Marcel, che gli devi fare? Lui ce l'ha con tutti, è rabbioso con tutti, un cane rabbioso, diciamo così, no? Questo, tu sei il pericoloso, Mario. Tu che pensi che sai le cose? Tu sei il pericoloso. Ovviamente non crede neanche, magari probabilmente a quello che dici del che è meno grave da una parte, quindi figuriamoci. Ma tu proprio Jessica sei proprio fuori. Marcel, Parla Jessica, se la prende con un'altra utente del gruppo. lasciamoli a sbollentare i suoi brutti marmori perché vive in mezzo alle montagne, ogni tanto scende a valle e vede un po' di civiltà, è schifosa, che schifa, però lui, vabbè, ce l'ha col mondo come ce l'ho anch'io, però lui non si aggrappa a nessuno e quindi non aggrappandosi a nessuno si affida a chi? È la domanda che gli ho fatto. Mario, ma tu che ti aggrappi, i frutti che dai non mi sembrano molto cristiani, diciamo. E come vedremo fra poco. Nei commenti sopra, a chi ti affidi Marcel? Lui neanche lo sa, è un povero uomo rabbioso, mentre io sono un povero uomo rabbioso. Allora, Mario, c'è un modo di affidarsi a Dio dove lo esterni, praticamente fai vedere a tutti quanto sei bravo, quanto preghi e quanto sei cristiano. E poi ci sono i cazzo di frutti. I frutti. Fammi un po' vedere tuo cazzo vivi te. Fammelo vedere che io te faccio vedere tuo cazzo vivo io. Mi sa proprio che più cristiano sono io, Mario. Ah, Mario, se vedessi come cazzo vivo io, ah, Mario, te metteresti le mani nei capelli, ah, Mario. Ma che comunque cerca di affidarsi a qualcosa di più grande, perché noi siamo anche spirituali oltre ad essere materiali. Sì, capito, Mario. Non fare come quei cazzoni amici tuoi cattolici che devono mettere la croce per far vedere quanto sono cristiani. Capito? Il Cristo tu lo puoi avere nel cuore senza dover così mostrare agli altri. Agli altri poi, se uno ha occhi per vedere, mostri i frutti. Cioè, per me tu sei uno così, diciamo, insomma, uno che sbraita, insomma, a parole, ai fatti. Tu proprio Jessica sei schiava proprio totale della massoneria, proprio totale. Anche Marcel che ogni tanto gioca con i numeri a cabala, fa lo spiritoso, non sa un cazzo manco quando è nata la Vergine Maria, quindi siete due. Ah, Mario, ma l'ho letto sul sito vostro. C'era un papa, il Pio sto cazzo, che l'aveva deciso quando cazzo è nata la Madonna. E hanno detto il lotto, che io quest'anno l'ho scoperto sta cosa. E a quanto pare, però, insomma, sembrerebbe una cosa importante per voi, grandi credenti. Ignoranti, ma proprio siete due esempi del modernismo perso, ovviamente. Tu, Jessica, forse sei peggiore perché ti schieri col concetto del Cristo e del serpente. Poveri voi, ma poveraccio quel mondo, che vi devo dire? Poi ognuno crede a quello che vuole, però fate come cazzo vuoi fare tutti quanti. Ma che cazzo me ne frega alla fine? Mandate tutti all'inferno, metti che esiste, voi ci andate, vai. Metti che esiste, oh, ma non sei cristiano, dovresti credere a queste cose, ah, Mario, ah, Mario. Allora, caro Marcel, tu non è che puoi venire qui a rompere i coglioni con la Vergine Maria il giorno dell'8 dicembre e prendere per il culo Maria, quelle siringhe e quelle e quell'altro, perché è partito da lì. Adesso, io non ce l'ho con te, però tu non mi devi rompere i coglioni, perché tu mi pipi il culo e io te rompo il cazzo, anzi ti rompo il culo. Ma chi sei tu? Ma chi sei il profeta? Tu non sei un cazzo, provieni da un'altra parte del mondo, dall'Albania, vieni in Italia, stai con un'italiana e rompi i coglioni. Ma chi cazzo sei? Che butti giù tutto. Che non lavori, non fai un cazzo, vatti a vedere i commenti che ti ho fatto sopra. Tu non sei uno che neanche produce, ma manco io produco perché lavoro poco, però provo a lavorare e a mantenere la mia famiglia. Ho dei figli, tu manco i figli c'hai. Ma chi sei? Ma veramente, tu critichi tutto, sei un disfattista.
Oltretutto disfai pure una cultura cristiana che c'è stata in Italia, che è la Vergine Maria, in Gesù Cristo. cultura cristiana, vediamo i frutti che ha fatto. Mamma mia, spettacolari proprio. La cattolicità, i rettili, che Ci sono più, diciamo, credenti, mi ricordo in Albania, che non credeva in niente, vabbè, forzatamente non credeva in niente, e lì ho visto gente più buona, però ecco, c'è da dire che anche in Albania a quell'epoca la temperatura di questa gabbia era ancora, di questo forno in cui viviamo, era ancora un po' abbassata. E quindi per dire, non butti in cazzo che c'è la cazzo di croce e vai a pregare la Maria che sei un santo, eh. Cioè, perché io di veri santi forse ne ho visti un po' più in Albania che qua, sicuramente, ma molto sicuramente. Questo per dire, insomma, che non basta che fai come Mario che dici che sono rettili, i gesuiti, i pedofili. È facile a dire così, no? Nel frattempo tu non fai un cazzo, che ti fai mantenere dai tuoi genitori, ma l'ho detto sopra. Però sei troppo disfattista. Cioè, io sono realista, ma tu sei iperrealista, che vai oltre a una realtà che c'è comunque, dove è fatta di famiglie, di persone che hanno dei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Tu non cazzo, te fai mantenere tua madre e tuo padre, ti fai pagare pure le multe, te dovresti vergognare, ma tu non sei un uomo, tu sei un vigliacco, coglione, che sta in mezzo alle montagne e rimani lì, accenditi il fuoco e fai come gli uomini delle caverne. Che ti devo dire? Osi addirittura insultare la Vergine Maria nel giorno dell'Immacolata? Ti massacro, non lo accetto. Per rispetto a me, per come mi conosci, non lo accetto. E allora io ti massacro. Sacro a te, albanese del cazzo, per quanto ho un genero albanese che è bravo, che lavora, che ha delle grandi virtù. È molto bravo questo ragazzo nei confronti di mia figlia, rispetto a te, che sei un disfattista in mezzo alle montagne, non fai un cazzo. Tu non fai un cazzo. Questo lavora. Ma chi sei? Oltre che lavora, fa anche cugino. Uno che mena, quindi, capito? Ma di che stiamo a parlare? Tu non sei un cazzo, tu sei una larva qui in Italia. Visto che parli male della Vergine Maria, allora io ti dico che tu sei una larva di merda, che devi tornare a casa tua, in Albania. Non razzista che sono io, sei tu che sei una merda. Oltretutto vai a prenderti una donna italiana, ma lascia stare queste donne italiane. Vada piena albanese. Sono stato preso, io non sono, diciamo così, predatore per natura. Cosa facciamo? Cosa facciamo se Mario, diciamo, fosse così il tiranno d'Italia? Cosa farebbe? Se il mio cuore ama un'italiana, cosa vuoi fare tu? Vuoi dire a questa italiana che no, la punisci? Vuoi fare come facevano gli amici tua, ai tempi dell'Inquisizione, che bruciavano la gente viva, che non credevano alle loro cazzate? Così vuoi fare con la mia ragazza tu? Eh? Ah, Cristiano! Ah, Cristiano, fai ride, fai cazzo, fai ride. Hai capito? Che approfitti della vacanza e dei ponti dell'8 dicembre per fare vacanze, perché magari. Ma che cazzo dici? Io sono andato il 3. Il 3 per l'8. Vedi quando scrivo le cose? E sono tornato il 6. C'entra un cazzo la festa, che cazzo, Immacolata, La tua ragazza,
lavorerà da qualche parte, quindi è schiava, che tu parli male degli schiavi, quindi anche tua moglie è schiava, la tua ragazza è schiava, e quindi approfittate queste feste religiose per fare vacanza, e tu ne approfitti, perché poi chi ti paga? Come cazzo fai ad andare in giro? Ma ti dai i soldi? Guarda che io che lavoro... Io ho i miei risparmi. Fate i cazzi tua. Qui faccio veramente fatica a stare dentro alle questioni. Come fai tu a non fare un cazzo e a trovare, perché sono 3-4 volte che vengo a cazzeggiare? Ma beato a te, beato. Lui che non lavora, tu lavorerai con sudore, tu partorirai con dolore. Le degni ste cose? No, perché tu non lavori, tu non fai un cazzo. Quindi stai con Dio, quindi Dio, devi pensare a Dio, pensa a Dio che pensa a te, fatti i cazzi tuoi. No, se tu mi pesti i piedi a me, caro Marcel, io ti stacco la testa. Ma chi cazzo t'ha inculato, a coglione? Chi? Chi ti ha inculato? Pesto i piedi. Ci ho fatto un'immagine. Che cazzo vuoi tu? Io in questa immagine sintetizzo il mio pensiero sui cattolici. In modo ironico. Tu che cazzo vuoi? Tu siccome... È come se quando qualcuno per strada dice al ladro, solo il ladro si gira, diciamo, ha dubbi che forse ce l'hanno con lui. Che cosa c'entri te con questo? Che vuoi fare il bodyguard di Maria? A Mario! Che cazzo fai, a Mario? Testa. Hai capito, brutto testa di cazzo? Non è che tu dico cattiveria con... Cioè, tu a me non mi puoi dire, perché lo sai come la penso, e non puoi parlare male della Vergine Maria. Ah sì, quindi l'SS non si può parlare, non si può, un po' come qui in Italia non si può discutere l'Olocausto, no? Ottimo. Andiamo avanti. Che sia chiaro questo, eh? O meglio, chiaro. Tu mi ribatterai e io ti ribatto. Hai capito, brutto stronzetto? De merda. Che tu stai attaccato a te stesso, egocentrico, narciso del merda, che non sei altro, gnostico del cazzo. Ah Mario, ma io non metto la croce e faccio il cazzone come te, perché fai vedere quanto sei cristiano. Il mio rapporto con Dio lo sa solo io e Dio. E poi i frutti, diciamo, si vedono anche fuori. Resto c'è, non devo dimostrare niente a nessuno, quindi sarò uno stronzetto, un coglioncello e tutto quanto, ma ci penserà Dio, Mario. Gnostico del cazzo sei, perché tu ti rifai a te stesso. Ma vatti a far esplodere in Parlamento, ma vai in Albania a protestare. Cazzo vuoi dall'Italia? Ma che cazzo dici? Vatti esplodere. Amica, so coglione come voi io, che credete nelle proteste violente, nel cambiare le cose politicamente. Che cazzo, per me i politici sono una manifestazione della stupidità umana. Che cazzo, che devo ammazzare l'effetto? No, che cazzo devo fare? Io devo fare la mia vita. L'Italia è un paese particolare che tu non potrai mai più capire, visto come la pensi, perché vieni qui a fare il rivoluzionario. Alla fa L'Italia, Scitoli, bellissimo. Tu in queste etichette che questi dall'alto ci hanno messo, tu ti identifichi proprio e minchia, anche se ti hanno fatto vedere, insomma, che una nazione creata da massoni, come tutte le nazioni ovviamente, che ti ha fatto quello che ti ha fatto, tu ancora combatti per questo ideale così nullo, inventato da chi ci sta distruggendo piano piano. Beh, ottimo. E secondo questa etichetta immaginaria, tu saresti in grado anche di, come vedremo adesso, come inciti la gente, insomma, a odiarmi, tu saresti in grado anche di punire mia moglie, sì, mia moglie, la mia ragazza che è italiana, perché ha scelto me. Non doveva. Doveva prendere un puro sangue italiano. casa tua in Albania, è rivoluzionario, albanese del merda, che non sei altro, albanese del cazzo, che te sposi o vai con un'italiana, ma come te permetti? A me non mi sta bene quasi quasi, guarda un po'. A Mario non sta bene purtroppo, quindi ci deve punire. Ritorno dell'Inquisizione. Attenti ragazzi, tutti voi che siete sposati o avete comunque un qualsiasi tipo di rapporto con stranieri e straniere. Attenzione perché non si fa ragazzi. Per il momento Mario te lo dice così, ma poi Mario creerà il suo gruppo di esaltati come lui e cazzo, loro in nome di Cristo andranno e ammazzeranno con la croce. Ah, con la croce, con la croce. Sempre farò, cioè, con l'aureola e tutto quanto. Però insomma, potranno farvi male.
E lo fanno per voi, voi siete troppo coglioni, non capite? Non capite. Giusto, ma non perché non mi sta bene, per provocarti. Hai capito, Marcello? Tu devi stare buono e tranquillo qui con noi. O sei cristiano qui in Italia, innanzitutto, prima di tutto. Non in noi. Cosa significa buono, Mario? Devo reverire Mario? Cosa ho fatto io, Mario? Ho fatto questa immagine. Qual è il problema? Posso esprimermi? O siamo in nazismo qua? Nazismo delle pecore? È la stupidità umana che crea... Perché ovviamente dal non accettare il prossimo, cioè la diversità che Dio ha creato, cosa succede? Dai forza a questo qua. A chi ci controlla? Che vedendo che noi siamo come dei bambini che litighiamo, loro ovviamente sì, ci mettono del loro, ci mettono la scossa, ci mettono le fonti, le manipolano tutto, eccetera, così noi possiamo litigare per queste differenze. Questo è Mario, purtroppo, una delle tante pecore che si fa influenzare dall'esterno e se la prende con un altro schiavo come lui. Semplicemente perché quest'altro schiavo la vede diversamente. Cioè qui siamo alla censura tra noi pecore. Come di Bergoglio, ma in nome di Gesù Cristo, o stai buono, tranquillo. Capito? Perché tanto arrivano le crociate, arrivano pure per te. Attenzione, arrivano le crociate. Ma l'ho detto all'inquisizione di Mario. Perché vince Gesù Cristo qui in Italia. Vince Gesù Cristo, tutti gli altri saranno morti. Uccisi qualsiasi altra fede. Siete tutti condannati a morte. Sempre cristianamente parlando. Tu non capisci un cazzo della storia della Chiesa. Non capiamo un cazzo della storia della Chiesa, porca puttana. Chiesa, non sai un cazzo, hai detto delle cazzate? E quindi sei un ignorante, tu sei tutto Cooper. Ma leggiti il Vangelo, la storia della Chiesa, altro che Cooper. Questo sarà stato anche un grande patriota, che ammetto tutto quello che diceva. Ci mancherebbe. Ma che tu stai con Cooper, e non con Gesù Cristo. E te la... Ma che cazzo ne sai tu del mio rapporto con Gesù Cristo? Io mica so come te, che faccio video dove faccio vedere quanto sono cristiano. Quindi com'è che sto con Gesù Cristo? Vuol dire... Hai capito un cazzo? Ma chi è Cooper? Ma che cazzo conosce Cooper in Italia? Ma chi è Cooper? Noi conosciamo Gesù Cristo. Tu lo sai chi è Gesù Cristo? L'hai letto i Vangeli, un po' di Bibbia, la storia della Chiesa? No. Come te reagisti io, i globalisti, stessa cosa. Quelli che pensano al globo e alla terra piatta. Quelli che hanno letto la terra piatta... No. ha già deciso tutto, Mario. Ma sanno il fatto loro. Quelli che non hanno letto la terra piatta e pensano al globo, stanno lì a pensare che il globo è un globo, che la terra è un globo. Stessa... Ma tu sei un pirla, Mario. Ma loro hanno messo la terra piatta giusto per farci litigare uno con l'altro. Che cazzo ne sai tu della forma della terra? E manco ti dovrebbe interessare. Ma sei... quello che ti danno, tu reagisci agli stimoli dall'esterno. La cazzo di terapia è uscita fuori nel 2015 così dal niente. E tu, ovviamente, hai preso le tue parti. Quello, esattamente quello che vogliono chi ci divide. Ma tu sei un pollo. Che cazzo ci dobbiamo fare? Sei Mario. Cosa? Sei un ignorante di merda. Ma infatti questi sono i più pericolosi. Quelli che pensano di essere di essere informati sulle cose. Questi sono i più pericolosi, cazzo. Questi che non hanno dubbi. Questi che non metto mai in dubbio. Come mai questa cazzo di teoria della terra piatta è uscita fuori così dal niente? E prima non c'aveva il cervello per arrivarci. E doveva venire l'input dall'esterno. Così prendevi parte. Sei proprio una pecora, Mario. Guarda Gesù Cristo, la storia della Chiesa. Che ti dovresti vergognare. Vergognare. Non ti azzardare mai più a postare cose sulla Madonna. Non ti azzardare mai più, che porca puttana. Questi sono i cristiani, eh? Cioè proprio bellissimo. Tu non ti devi azzardare, cazzo, nemmeno a pensarla diversamente. Cioè, io ho girato, ho fatto cammini dove andavo in giro e siccome c'erano solo le chiese e loro, quei mostri, c'erano un sacco di spazio e di soldi, andavo da questi per passare la notte, no? E vedevo la ricchezza e tutto, no? che avevano questi zozzoni. E ho visto, insomma, che cazzo di mostri sono. E oggi, che dopo quello che c'è stato nel 2020, tutta questa merda ovviamente hanno fatto vedere un'altra volta quello che sono. Ma chi aveva occhi già li vedeva anche prima chi cazzo erano questi. Il marmo e le ricchezze che hanno, eccetera, eccetera, no? Però questa immagine era, diciamo così, per far vedere come durante il 2020 in poi questa religione si è totalmente
così asservita al potere. Comunque, andiamo avanti e togliamo qua la chat che può essere un po' privata. Andiamo avanti. O meglio, fallo perché è la tua chat. Ma io ti vengo qui e ti rompo il cazzo. Ah, cioè, lo posso. Ah, mi ha dato il permesso. Posso farlo nella mia chat. Però lui verrà a rompere il cazzo. Beh, Mario, ma non è che potrei durare tanto perché se non capisci che almeno in questa chat qua dobbiamo rispettare l'un l'altro. Possiamo fare critiche della nostra, così, di quello che crediamo, se la pensiamo diversamente, ma così, senza fare minacce, senza arrivare a estremismi. Per il momento siamo ancora così, insomma, è accettabile. In fondo a me piace una persona che, cioè, Mario alla fine non lo vedo pericoloso, più di tanto. Cioè, i pericolosi sono questi qua, diciamo. Però Mario potenzialmente potrebbe essere pericoloso, insomma, perché se abbastanza esaltati come lui si uniscono insieme potrebbero fare danni. Tu mi vuoi bannare? Bannami. Non mi interessa. Chiaro? Caro Marcel, che vai a Roma, nel Vaticano, in Gesù Maestà, sulla cappella, sulla cupola, in alto, mai. Ci sei stato tu, per toglierti questo sfizio, per andare in alto. Ma quale sfizio, pirla? Quale sfizio? La mia ragazza non ha mai visto Roma e abbiamo visto i luoghi iconici di Roma. A un certo punto, per esempio, io manco volevo entrare perché lì c'è fila, il metal detector, eccetera, eccetera. Ovviamente ho fatto in modo che né io né la mia ragazza entrassero nel metal detector, a differenza dell'altra paio che entravano e si beccavano le radiazioni. Siamo entrati in un metal detector totalmente spento perché ovviamente non sono un coglione. Poi dovuto sacrificarmi un attimo per la mia ragazza che non aveva mai visto la basilica, per questioni anche così curiose. Uno è possibile, ci è permesso, Mario, così essere curiosi del mondo, studiare magari il mondo. C'è la chiesa più grande del mondo, non la posso studiare un minimo, ti devo chiedere il permesso, posso? Non ci sono mai voluto andare in alto perché non ho mai avuto il bisogno di andare in alto a vedere dall'alto cosa si prova. Ma tu che cazzo vuoi provare? Che cazzo vuoi provare? Che non c'è un minimo senso di Gesù Cristo e della Madonna Vergine, di sua madre. Che cazzo vuoi provare? Minchia, cioè quella chiesa è la dimostrazione della vostra arroganza proprio di voi cattolici proprio. È qualcosa di. Chissà quanti cristiani saranno morti per costruire quella roba. E come ho detto, non si vede. Si vedono papi, altri rettili così nei marmi bellissimi lì all'interno, ma Gesù lo vedi poche volte. È come se sembrerebbe quasi, come se volessero tipo impressionarti con la grandezza, così. Quindi un povero coglione come me che Gesù ce l'ha così nel cuore, basta, però non va in questi luoghi. È come ho fatto vedere nel video, che ovviamente l'appaio a Mario non si vergogna, cioè che intorno a San Pietro ci sono dei poveracci che dormono per strada. Mentre la chiesa è chiusa e ci sono tanti spazi lì, in queste chiese bellissime. A Roma poi è piena di chiese. E ci sono i poveracci che dormono per strada e le chiese vuote, bellissime. Potrebbero ospitare dei poveri cristiani, ma non lo fanno. Ah, che bello che siete! Siete veramente santi, 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 santi. Fatto come il turista innocuo ibrido, essere umano, pecora con 4.000 pecore di P. E mi fa bella che la gente in questa chat, a parte qualcuno magari, non osa sfidarti. Quello è il problema, Mario. Questa è la cosa che ti rode a te. Il fatto che. Ma come cazzo è possibile che questo stronzo ha gente che lo sente? Ragazzi, dovrei. Se ci sono. Se Mario fosse in controllo di tutto, la mia chat non esisterebbe. E voi sareste puniti. Se entrate in questa chat, ci devono essere solo chat cristiani, ma cristiani veri, cazzo, come Mario. E lì sì che ci sarà da divertirsi, immagino. E questa è la cosa che roda Mario, che ci sia.
siano, che c'è gente che ascolta questo poveraccio. Questo è il problema. Per questo gli Erode. Anche lui, poraccio, c'ha un canale là, ma nessuno se lo inculo perché è un esaltato, poraccio. Non è che te voglio sfidare, ma cazzo sei tu? Tu sei un poveraccio che non hai Cristo dentro, non c'è la grazia. Sei perso. Pensi a Cooper e non a Gesù, quindi sei perso. Cazzo ti devo dire? Capito? Devo andare in giro con croci e festeggiare la Madonna, eccetera, eccetera, altrimenti non sono un buon cristiano. Devo così esternare pubblicamente il mio rapporto con Dio. Questi sono i cristiani, ragazzi. E i frutti si vedono. Si vedono. Hai capito, Marcel? Tu non sei nessuno. Sei uno che vuole fare la rivoluzione. Vai a pisciare, come ti ho detto nei video scritti precedenti, sul muro di Israele, del pianto, oppure vai in Arabia con un crocifisso sul collo. Anziché rompere i coglioni agli italiani. Altrimenti torna in Albania, perché io gli albanesi li rispetto tantissimo, perché molti qui mi vengono a favorire. E sono brava gente. Tu invece sei un testa di cazzo, te rompi il cazzo a tutto e a tutti. Senza credere, senza avere arpigli. Sei ibrido, non c'hai arpigli, caro il mio Marcel. Sei tutto libertino. Libertino come i liberali, come i socialdemocratici, come i nazisti. Uguale! Sei la stessa cosa, lo stesso. C'hai la stessa indole di questi bastardi massoni. La stessa. Perché non credono ovviamente in Gesù Cristo. O non credono in qualcosa. Perché un islamico che crede in Allah è più puro di te rispetto a te. Perché tu non credi un cazzo. E che fai? Stai sulle montagne e fai mantenere dai tuoi genitori. Ma dei vergogni, quanti anni c'hai? Ma dei vergogni? Che io a 24 anni c'avevo già due figli. Stronzo. Ma non per offenderti. Per dirti che sei un coglione. Perché io le responsabilità della famiglia ce l'ho. Tu non c'hai un cazzo. Ma quanti fai figli? Quando li fai con l'italiana poi? Che maledici l'Italia? Che siamo tutte pecore? E tu che sei, Luca Prone? Tu sei un bafometto. Dai, non rompere il cazzo, Marcel. Stai tranquillo e non mi rompere i coglioni. E lascia perdere la Vergine Maria. Non mi rompere i coglioni. Ma che cazzo ti sei inculato? Sei tu che sei venuto nella mia chat a romper cazzo. Ma chi te sei mai inculato? E non ti azzardare mai più a offendere la religione cattolica. Lo farò fino a quando avrò un grammo di respiro in questo corpo. Se tu mi vorrai uccidere, grazie al tuo Dio, che non so chi quale sia, va bene, vieni qua, uccidimi. Ci devi riuscire, però. Perché io mi sa che mi difenderò. Però ecco, io non sarai né tu e nessuno a fermarmi. Finché avrò vita, dirò quello che penso. Capito? Mario, se tu mi vuoi azzittire, te la devi vedere con me. Vieni qua. E ne parliamo, diciamo. Vediamo se riesci a farmi sta zitto. Offendi le altre religioni, non mi interessa. Ma quando offendi la religione cattolica, io ti... Capito? Le altre sì. Dobbiamo farle fuori tutti. Ma è il cristiano, cazzo, è cristiano, è quello scelto da Dio, quindi cazzo. Tutti gli altri vanno fatto fuori, cazzo. Tutti, porca puttana. Massacro, ti maledico, maledico no, ti prego anche per te, cioè non è che ti maledico, però... No, per favore, no. Non pregare per me, guarda, non pregare. No, mi fai girare i coglioni e ti rispondo, chiaro? Chiama Sacro? Ma non che sia chissà chi sono, però tu... Tu te sei uno che si fa mantenere, io sono uno che si è mantenuto da anni e lavora e schiatta con le braccia e si è rovinato fisicamente. Tu un vengazzo, metti a posto quattro legni ogni tanto per quattro spicci e ti fai mantenere dai tuoi genitori. Ma che cazzo di uomo sei? Tu non sei uomo, tu sei tutto meno che un uomo fino adesso. E dimostralo di essere un uomo. Chiaro, Marcel? E non offendere mai più la Vergine Maria e Gesù Cristo. Perché se no continui a romperti il cazzo. Poi mi bannerai, non mi interessa. E quindi capirò che tu sei peggio di quello che pensavo. Vai. Ok, chiudiamo qua, è meglio.